Innanzitutto, complimenti a chi almeno ha preso in considerazione il titolo e magari è rimasto incuriosito o magari sa di cosa sto parlando. Comunque, grazie mille a chi almeno si è spinto fino a qui. Un grazie ancora a chi non ha già chiuso il video e direi che posso iniziare. Dunque, di cosa vorrei parlare oggi? Ragazzi, è successo un fatto che sinceramente mi ha allibito, perché mi ha allibito. Sono allibito. È successa una cosa che sinceramente nel mondo dei videogiochi non mi sarei mai aspettato, non so oltre a questo quanti errori sono stati fatti di così grave, ma non lo so, ragazzi, sinceramente. Non mi va neanche di dire queste cose perché non ci sono parole. Comunque, veniamo al punto perché. Allora, che è successo? Hanno chiuso i server, completamente proprio abbattuti, no? Torri gemelle, dei server di tutta la trilogia di Resistance. Voi vi chiederete, innanzitutto, complimenti a chi di voi sa che gioco è Resistance. Resistance è stato il primo gioco per PlayStation 3. Proprio primo, no? Io quando mi ero preso la mia bella PlayStation 3, no? Circa a cavallo tra 2006 e 2007, c'erano dentro due giochi, Motor Storm e questo Resistance Fall of Man. Io dico, ma che figata! Un gioco che finalmente parla di una specie di invasione aliena che non siano zombie, no? Un'invasione aliena e ne parla in un modo spettacolare. Vi posso giurare, avete la mia parola, che tutta la trilogia di Resistance non ha mancato un colpo. L'Insomniac Games ha fatto una strage di fan con questo gioco, perché Resistance era diverso, era bellissimo, era un FPS nuovo, con una bella grafica, insomma, innovativo, perché se guardate l'uno ha ancora una grafica degna dei giochi di adesso. E qual è il problema? Che l'8 aprile, cioè ieri, hanno tolto la funzionalità online per. Non per l'uno, io dico, che già quello sarebbe stato grave. Per tutti e tre i capitoli: Resistance Fall of Man, Resistance 2 e Resistance 3. Ma cioè, io non so capacitarmene, ragazzi. Perché? Perché la modalità multiplayer di Resistance 1 va bene che di tutti e tre la campagna era la parte più importante, era la parte più bella, ma toglie che. Cioè. Ma togliere anche il multiplayer, che era una cosa altrettanto bella, era bellissimo. Pensate voi che il multiplayer di Resistance 3, scusatemi, di Resistance Fall of Man, il primo, non si basava ancora sul PlayStation Network, cioè è nato questo online di Resistance 3 prima ancora che nascesse il PlayStation Network sulla PlayStation 3. E adesso, non so, così, Insomniac Games ha deciso di passare, vabbè, a fare esclusive Xbox One, da quel che ho letto in giro. Di piantarla con le esclusive PlayStation e di chiudere tutti i server di Resistance così. Anche se c'era su ancora un fottio di gente che ci giocava, ma lasciamo stare questo fatto. Io dico soltanto che il multiplayer di Resistance, che è un gioco che pochi, di cui pochi hanno fatto video su YouTube, che sinceramente in questa community che adesso va avanti soltanto a Call of Duty, a Battlefield, a FIFA e a GTA, io dico. Perché non si rende mai omaggio a questi giochi? Perché adesso che questo online è caduto, hanno tolto questo pezzo di gaming alla storia, io sono l'unico probabilmente su YouTube intero che si mette a fare un video commemorativo per questo multiplayer? Perché io ci ho tenuto e ci tengo ancora. Cioè, adesso ci manca che tolgano, che ne so, ma non so che altro potrebbero togliere di grave. Io dico. È come togliere la campagna ad Assassin's Creed e lasciare solo quel multiplayer che rimane. Cioè, rovina il gioco. Ora, non dico che hanno ro ro completamente rovinato Resistance, perché la storia è ancora una delle storie più belle che ci siano mai state. Ma anche il multiplayer. Cioè, prendete ad esempio Resistance 2. C'era una cooperativa fantastica, fino a 16 giocatori. Tantissime missioni da poter fare, tantissime cose da raccogliere, nemici diversi da sconfiggere, punti su punti, signori, c'erano di quelle classifiche che non finivano più. E poi le armi, ragazzi, le armi da poter usare. Insomma, le partite online avevano fino a 60 giocatori. Io mi ricordo che quando erano piene, in mappe grosse, tipo degne della grandezza di Battlefield, avevano
tanti di quei giocatori e tutto quel casino che però si adorava, era bellissimo giocarci in mezzo. E purtroppo questo non è più possibile. È stato triste vedere però che quando hanno fatto Resistance 3, ormai Call of Duty, diciamo, stava prendendo troppo sopravvento sulla comunità dei videogiochi e così hanno anche loro un attimino Call of Dutyizzato il multiplayer di Resistance 3, cosa che non è piaciuta molto ai fan, cioè l'hanno reso più in stile Call of Duty, come dire, quando avrebbero dovuto tenerlo come l'1 e il 2. Ragazzi, c'erano tutte le modalità che si possono immaginare, di tutto, signori. Era la personalizzazione completa e completissima del personaggio, insomma. Poi DLC, insomma, DLC sì, ce n'erano abbastanza, io li ho presi, ma adesso a quanto pare non serve più a nulla. Purtroppo non ho mai trovato qualcun altro che io conosca con cui giocare online a Resistance. E la cosa mi dispiace perché, non so, in Italia di sicuro sarò l'unico che si mette a fare un video per far conoscere a tutti l'indecenza degli atti che stanno facendo. Chiudere i multiplayer di giochi assolutamente spettacolari. Io non lo so, cioè, a quanto pare sarà arrivata una mazzetta da qualche parte che gli diceva chiudete i server di Resistance. Vabbè ragazzi, cioè, vi basta vedere com'era poliedrico, no? Più che poliedrico, com'era vario il multiplayer del 2, del 3 e anche un po' dell'1, pieni di bonus, pieni di riconoscimenti, di abilità, ad esempio nel 3 che c'erano abilità originalissime, ma davvero originali, ve lo dico io. Cioè io voglio che c'erano tipo l'abilità, non so, che tu ti camuffi da nemico e gli altri non si accorgono di te, oppure l'abilità che quando muori lasci giù i ragnettini, non so, sto entrando nei dettagli, proprio perché erano i dettagli la cosa che caratterizzava il multiplayer, non le modalità, perché le modalità ci sono quasi uguali in tutti i vari multiplayer sparatutto. Ma lì proprio c'era una frenesia in quel multiplayer, una cosa assolutamente spettacolare. Ve lo dico io che ci ho giocato sempre e insomma, di giochi ne ho visti tanti, direi. Me ne sono passati sotto gli occhi tanti, non dico di essere non lo so, ma insomma, perciò oggi rispetto a ieri vado a vedere, purtroppo nessuno dei multiplayer va più. Mi ricordo ancora le partite personalizzabilissime che si potevano fare. Poi, tra l'altro, la cooperativa e la competizione c'erano, sia nel 2 che nel 3 si poteva fare la campagna insieme, si poteva fare di tutto, ragazzi. Che poi ho scoperto anche che Resistance 2 in pratica ero un pro, ragazzi, non so che dire, ero un pro. Almeno una cosa potrò esserlo, me lo concedete? Ero, diciamo, molto bravo. E lo riprendo in mano proprio appena scopro la notizia che l'8 aprile avrebbero chiuso i server e riscopro quant'era bello giocarci. E purtroppo adesso, insieme a Resistance 3, a Resistance, tutta la trilogia stanno chiudendo un po' di roba. È un gran peccato, perché questa saga ormai è già finita. Ne è finito il multiplayer. Meno male che la campagna non possono togliercela perché è il punto di forza ancora di questo gioco. Io vi consiglio di giocare a questo gioco, ve l'avrei consigliato ancora prima che chiudessero il multiplayer se l'avessi saputo tipo 2 mesi prima. Vi avrei consigliato, ragazzi, prendetevi anche al minor prezzo che trovate, non vi obbligo a fare nulla, ma prendetevi questo gioco e provatelo e poi ditemi se non avevo ragione. Vabbè, ragazzi, questo qui era un video molto corto, direi, fammi vedere quanto. È corto di 8 minuti, 9. Corto ma significativo per me, perché se n'è andato un pezzo della mia carriera da gamer, della mia carriera da gamer, cioè della mia storia da gamer, come dire. Un pezzo tra l'altro dei miei preferiti, neanche un pezzo di cui non me ne interessa nulla. E mi dispiace davvero tanto. Spero che qualcun altro si svegli a fare un video del genere, non solo qui ma anche in tutto il mondo. Perché vabbè, a quanto pare sono l'unico a cui interessa questo gioco. Vabbè, ragazzi. Allora, vi ringrazio molto per aver visto il video, per aver sopportato questo argomento di cui magari non conoscete neanche una virgola, ma almeno spero di avervi fatto conoscere qualcosina a riguardo, di avervi informato e per favore ditelo magari a chi è un appassionato della saga e non se n'è accorto.
Perciò, ragazzi, mi sembra un telegiornale fatto da una persona. Ricordatevi, il primo a dirvelo è stato CyberOrnet, e anche l'ultimo, mi sa. Perciò, ragazzi, allibito, chiudo il video. Niente, grazie mille, al prossimo video.